Ciao a tutti, eccoci qui anche oggi per un look natalizio e oggi voglio fare un trucco super classico, veloce, ma con un twist luminoso e ideale insomma per chi è di fretta però vuole un look perfetto per le feste. E userò vari prodotti sia low cost che non, insomma non ho un brand specifico per questo video. Quindi sigla e cominciamo. Prima di cominciare, anche stavolta vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di attivare la campanella e di lasciarmi un like e un commento qui sotto e di seguirmi su tutti i social che trovate nell'info box. Per me, come sapete, è super super importante il vostro supporto. Volevo anche aggiungere che il look sarà perfetto per un outfit animalier, come il mio, come possiamo chiamarlo? Scialle, una specie di scialle. Io amo l'animalier e quindi spesso vi propongo look adatti per questo tipo di stampa. Cominciamo con il primer sugli occhi, questa volta scelgo quello di Urban Decay nella versione Caffeine. Ovviamente, se voi non avete questo primer, potete usare o un correttore o il vostro primer per ombretto. Ok, nella parte più esterna di palpebra e sulla piega vado a sfumare questo ombretto di Makeup Obsession che io ho da un po' e non avevo mai utilizzato. Questo si chiama Paris ed è un bel marrone. Questo l'avevo trovato in una mystery bag. Uso un pennello da sfumatura bello cicciotto in modo da diffondere bene la polvere. Ok, ho finito con gli ombretti, vado a fare però una bella riga importante di eyeliner nero, io scelgo questo di Rimmel. Spesso mi chiedete di farvi un tutorial dove vi mostro come applico l'eyeliner. Ogni tanto cambio, però ultimamente faccio sempre così, faccio un punto a centropalpebra, poi con l'occhio aperto vado a delineare la codina e con l'applicatore proprio di piatto vado a fare la linea. Mi piace perché viene bella continua. E poi ovviamente ognuno ha il suo metodo, quindi quello che per me va bene per voi può essere il metodo più sbagliato di tutti perché non vi riesce di applicare l'eyeliner appunto. Quindi trovate un po' voi e il vostro metodo, io vi consiglio però di non tirare troppo l'occhio e per me insomma la codina viene più corretta con l'occhio aperto, così proprio vi regolate di quanto salire e di come inclinare il pennello. Poi ovviamente io non li faccio quasi mai uguali, cioè sono simili, ma purtroppo magari una è più alta, una è più bassa, è normalissimo. Io preferisco questo tipo di eyeliner perché riesco a tirarlo meglio. Poi dipende sempre anche molto dall'applicatore, se è in setole, se è in feltro, quanto è rigido, insomma, dovete studiarvi un po', l'eyeliner che usate.
Poi non sempre le codine mi riescono super affilate. In quel caso le vado a sistemare con un pennellino da eyeliner, perché appunto è molto fine, piatto e obliquo e quindi mi permette proprio di tagliare la riga di eyeliner e renderla super sharp. Ok, prima di terminare gli occhi con il tocco luminoso, ovvero i glitter, niente di che, però insomma mi sembrava carino fare un look classico però con dei glitter così da renderlo anche festivo e un po' diverso, passo al viso. Inizio applicando questo primer di Blight, si chiama In Between Makeup Essence, Makeup Prep Essence. Questo l'ho acquistato su Amazon e fa parte di quei prodotti coreani, insomma, che si utilizzano per la skincare o per la base trucco. Non è male, è molto profumato, sa di lavanda e appunto è specifico per preparare la pelle o comunque la base per il fondotinta. L'ho trovato ovviamente nella mia lista Amazon, che potete raggiungere tramite il link nell'info box. Ovviamente se andate super di fretta, questo è uno step che eventualmente si può anche saltare, però insomma vi consiglio di mettere un primer per il fondotinta, perché così vi dura di più e anche è più bello. Il correttore che applico è quello di Neve Cosmetics Ristretto Concealer, a me piace moltissimo, però se magari voi avete tante occhiaie e avete un po' più di tempo, utilizzate un correttore aranciato così da diciamo annullare la zona grigia, poi ovviamente non è che si copre totalmente tutto, ma insomma aiuta. Come fondotinta invece vado ad applicare il True Skin di Catrice, uno dei miei preferiti di quest'anno. Ho già finito una boccetta e sicuramente lo riacquisterò perché è coprente, è veloce, è leggero e è molto fluido, quindi mi piace proprio come si applica. A proposito di prodotti dell'anno, fatemi sapere nei commenti se vi interessa un video best of 2021 oppure vi basta il video best of dicembre. Fisso la zona sotto l'occhio con un po' di cipria, io uso quella di Nabla. Abbondo un po' qui perché così se poi ho fallout di glitter almeno riesco a toglierli con più facilità. Ok, torniamo agli occhi e se vogliamo aggiungere proprio un tocco in più, vado a sfumare lo stesso ombretto che ho applicato sulla piega anche vicino alle ciglia inferiori. Ok, nell'angolo interno vado ad applicare un po' di colla per glitter e vorrei farvi anche un altro look sempre con il glitter e l'eyeliner, però glitter colorati applicati insomma sulla palpebra. Fatemi sapere se vi può interessare oppure è un doppione, quindi preferite altro. Io uso questa colla per glitter di Essence, che è un po' vecchiotta, però insomma voi utilizzate quella che avete. Uso un pennello a lingua di gatto per essere più precisa. Ok, io scelgo questi glitter di NYX, anche questi hanno un po' di esperienza perché li ho comprati anni fa al Cosmoprof. Sono nella tonalità Dubai Bronze, però ovviamente voi potete scegliere i glitter che preferite, argento, oro, rossi, viola, quelli che vi piacciono di più. Io uso questi perché insomma trovo che si abbinino bene al look. Ok, non so perché me li ricordavo un po' diversi, io ho un po' esagerato, potete anche fare solo un punto luce, però è
carino, dai. Applico il mascara e anche questa volta ne scelgo uno dei miei preferiti dell'anno, ovvero quello di Amazon Beauty. Spero torni disponibile perché vi consiglio vivamente di provarlo. Ok, con l'eyeliner non si vede troppo, però la differenza è notevole. Ok, possiamo tornare al viso e anche per il bronzer scelgo il brand di Amazon Beauty. E questo qua è il numero 01. Non so se vi ricordate di Onirica Cosmetics, c'è stato un periodo un paio di anni fa dove era molto utilizzato e provato, io avevo preso alcune cialde e vado ad utilizzare questa qui che si chiama Attitude, sono dei prodotti in crema all over, io lo utilizzo come blush. Voglio sfumarci anche un po' Siesta, che è un'altra colorazione. Però dai, insomma, c'è da dire che applicati sopra le polveri non hanno fatto troppo danno, quindi ci sta. Molto bene, sopracciglia, io applico la mia fidatissima ormai Wow Brow di ELF nella tonalità Deep Brown. Già così sono a posto, io vado ad aggiungere qualche tocco di matita, questa è la Geisha Brow di Astra. Ok, un po' di illuminante ci sta, vado con il Sea Pop di Becca. Terminiamo con le labbra e ovviamente io vado ad applicare un rossetto rosso, anche perché non ho ancora fatto un video con un rossetto super rosso. E voi potete abbinarci qualsiasi rossetto, che sia più rosato, marroncino, anche il viola ci sta bene con l'Animalier. E comunque inizio con la matita labbra, questa è di Essence e si chiama Now or Never. Come rossetto invece vado ad applicare questa mini size di Lip Maestro di Giorgio Armani, la tonalità è la numero 400. Ok, questo rossetto ha un finish lucido cremoso, che è molto di tendenza anche in questo periodo,
E devo dire che è molto bello, è proprio una lacca. E ci siamo, look terminato, alla fine insomma si compone tutto ed è super carino, super festivo. Come vi ho già detto, il rossetto potete sceglierlo del vostro colore preferito e anche del vostro rosso preferito. Volevo usare il Russian Red, però che è il mio rosso preferito, ma ve lo mostro ogni anno, quindi per questo video ho preferito questo. Non si sa mai che entro il 24 non faccio un video con Russian Red, però per ora non ci sono cascata. Niente, fatemi sapere come sempre se vi ho dato un'idea carina e se siete arrivati fino a qui, lasciatemi un emoji rossa nei commenti. Io vi ringrazio tanto perché insomma sono molto contenta per come sta andando questo calendario dell'avvento, perché insomma i video vi piacciono e mi lasciate sempre dei commenti carini. E niente, spero che anche questo appunto vi sia piaciuto. Ci vediamo domani. Ciao!